sta. E da quello che si può leggere sui giornali, dall'obiettività utilizzata nei giornali nel ricostruire le situazioni. In Italia il primo problema è il problema degli editori. Noi abbiamo il 90% degli editori il cui interesse non è quello di vendere tanti giornali, avere tanti telespettatori, tanti utenti, ma il loro interesse economico principalmente un altro. Così si arriva a delle situazioni paradossali. Qualche anno fa c'era un editore che è proprietario di Cliniche, Angelucci, che era editore di un giornale di destra e di sinistra, uno Libero e Riformista, perché alcune giunte erano rosse e alcune giunte erano azzurre nelle regioni, e le regioni facevano le convenzioni. Questo è il principale problema italiano rispetto alla libertà di stampa. In questo contesto cosa significa fare il giornalista e quali sono le principali difficoltà che voi incontrate tutti i giorni? Io ho la fortuna di essere editore di me stesso e quindi cerchiamo di fare quello che vogliamo. C'è un problema legato alla normativa sulla diffamazione a mezzo stampa che potrebbe essere migliore, ma anche i giornalisti potrebbero essere migliori e nell'ambito delle attuali regole cavarsela piuttosto bene. Per quel che riguarda le minacce che subiscono spesso giornalisti da organizzazioni criminali o fatti anche di cronaca, come quest'anno è stato aperto dall'attentato a Charlie Hebdo, cosa si può fare per contrastare questi fenomeni da parte della cittadinanza proprio? Stare vicini ai giornalisti, comprare i giornali e leggere quello che fanno. Poi dopodiché, se uno non si voleva schiantare in auto, non faceva il pilota di Formula 1. Internet come ha cambiato il mondo del giornalismo in tema di libertà di stampa? Ha reso questo paese più libero, perché è più difficile, anche se le classifiche dicono di no. La verità è che quando noi ci preoccupavamo 6-7 anni fa molto di quello che raccontavano le televisioni, ora le televisioni rimangono molto importanti per formare l'opinione pubblica, ma ci sono pezzi significativi dell'opinione pubblica che si possono formare in maniera diversa. L'innovazione tecnologica è stata importante. Per concludere, il giornalismo spesso oggi in Italia si sta un po' adattando a questo sistema, si basa tutto sulla spettacolarizzazione, la creazione di storie, anche a volte dove non ci sono e non si fa più giornalismo d'inchiesta, giornalismo di un certo tipo. Crede sia vera questa osservazione e se sì, dov'è ancora il giornalismo di qualità in Italia? Il giornalismo di qualità ho la necessità di avere un sostegno economico. È difficile trovare un sostegno economico facendo solo giornalismo d'inchiesta perché ai lettori non piace tanto. Ai lettori piacciono spesso altre cose, quindi la verità nel fare nel giornale è riuscire a fare altre cose che ti sostengano il giornalismo d'inchiesta, che è giusto fare, perché poi noi facciamo i giornalisti per raccontare quello che qualcuno non vuole che si sappia, per raccontare il potere. E ci sono dei margini. Il problema è che tutti gli editori o quasi sono in crisi. E senza soldi non si canta la messa. Politica e giornalismo in Italia, qual è il rapporto? Strettissimo. Per diventare direttore del Corriere della Sera ci vuole l'assenso del Presidente del Consiglio.